Ho chiamato questa mostra a mettersi a nudo perché volevo dare al pubblico un'onestà in cambio, senza paura di mostrare gli errori, i lavori in corso, le parti sbagliate, vecchie, che ho ripensato, che ho cambiato completamente. Durante la mostra quello che mi ha fatto più piacere alla fine sono stati proprio i momenti in cui la gente veniva a chiedermi ma come mai hai fatto questo, come mai hai fatto quello. E anche quando ho avuto mi ha fatto proprio piacere quello che alcuni più addetti ai lavori mi abbiano detto però certo che se uno entra e li vede tutti così diversi fra di loro ha un attimo di confusione. Sì e no, perché poi alla fine secondo me la mostra era innanzitutto stata allestita da Coco Gadola molto bene, quindi con una grossa coerenza, anche se non abbiamo rispettato la cronologia, cosa che volevo io, perché il mio lavoro si svolge in parallelo alla figura, alla città e la figura, alla natura. Negli anni io tiro fuori questi parallelismi e riprendo anche vecchi modi di lavorare per vedere come sono evoluti. Cambiando città spesso ti rendi conto che ogni città in qualche modo ha una sua aura che impregna anche i suoi abitanti in qualche modo e che secondo me è proprio data dall'insieme, non proprio da un posto, tipo una piazza, anche bella, molto rappresentativa, però non è la stessa logica. È proprio questa impressione, attraversandola, vivendola, ci si rende conto che ci sono molti posti che hanno la stessa intensità. È proprio questo incrostarsi di queste sensazioni multiple che si trasforma come in un unico pezzo e di fatto, anche senza essere figurativo, rende abbastanza l'idea di questo, dell'impressione della città. La posizione con cui io mi pongo verso la figura non è la stessa con cui mi pongo verso la città. La città è una natura molteplice, le figure sono molteplici anche loro, ma concentrate in un unico punto, emotivamente parlando, per cui per me escono direttamente dalle emozioni che provo. In questo caso l'ispirazione è molto nell'emozione. Tutte le città con le persone che si vedono anche qui esprimono un disagio sociale abbastanza evidente. Cioè le persone sono veramente un po' allontanate da queste città, un po' perse dentro queste città. Non sono mai felici in una passeggiata al parco, non ho mai fatto dei quadri rilassanti. Mentre quando faccio le nature con le persone, le persone sono perfettamente fuse dentro la natura, quasi si confondono con gli scogli dietro. Nella città c'è proprio estraneità che si esprime. C'è un quadro molto difficile esposto in questa mostra che io ho intitolato La tenda fiori, rappresentava un interno di un bordello di bassi fondi, lo hanno tutti definito lo stupro, quindi in realtà non c'era niente di assolutamente violento rappresentato direttamente in questo quadro. Alcune persone hanno visto più violenza nel modo in cui l'uomo si stava rivestendo ed era vestito ormai, quasi completamente vestito, altri nella lampadina, e io ho curato quel quadro con molta attenzione. Quando l'ho schizzato c'era più gente, c'era più confusione, c'erano più oggetti nella rosa. Tutte le cose se ne sono andate mano a mano, mettendo il colore le cose in più se ne andavano, lasciando l'essenziale e di fatto con molti pochi elementi e nessuna violenza diretta. Queste sono le macchie di rosa, nel senso le mie macchie di rosa. Io uso molto spesso delle tavolozze piccole come questa, sono facili da tenere in mano, io procedo molto spesso con un solo colore, e poi cambio colore, metto l'altro, eccetera.
E nel tempo a un certo punto non si riesce più a usarle perché sono diventate troppo piene di colori di vario tipo, ammonticchiati, bolle, pezzi che si sono seccati lì. E in queste tavolozze io non ho praticamente messo niente di colore aggiunto e io ho tirato delle linee nere là dove vedevo le forme. Una donnina che scappa di lato, un vaso da fiori che sta quasi cadendo dal tavolo e un fondo senza particolare definizione. Questo procedimento di trovare le immagini nei colori mi serve anche quando dipingo più precisamente, perché magari mentre sto dipingendo una cosa io sono in un impasse, non riesco a rendere l'idea di quello che sto facendo e mi sta venendo qualcosa di gna, come dico io, un po' troppo leccatino, che non mi piace, non ha la violenza dell'espressività che sto cercando. E a un certo punto lo sbarro, ci vado sopra con abbastanza, mi viene il nervoso, ci vado sopra abbastanza con rabbia e magari scontorno tutto, oppure ci metto una botta di colore di un altro tipo e di colpo ci rivedo quello che dovevo vederci prima. C'è un movimento che rinasce, c'è un nuovo interesse per la pittura che si stava spegnendo negli anni precedenti. La pittura è stata oggetto di sfide continue dalla fotografia in poi, perché il suo valore, la sua funzione primaria si è persa abbastanza istantaneamente con l'apparizione della fotografia che sostituiva tutta una serie di cose. Reinventare la pittura, non è morta, che vuol dire che non morirà mai, perché ha sopravvissuto a questo avanzamento dei tempi importante. Quando si fa molta ricerca, facendola da soli, ci si scontra con la mancanza di un confronto, che invece è fondamentale. Io a me piacerebbe avere correnti a cui non appartenere a tutti, avere un mentore, una corrente, appartenere a un momento a un gruppo, poi a un altro. E tutto questo è diventato molto poco presente. Questo discorso di non essere parte intera, un'opera d'arte senza un pubblico, è molto percepibile istintivamente se parliamo per esempio di un film o di un concerto. È chiaro che se non c'è un pubblico a un concerto o non c'è un pubblico per un film, l'opera d'arte evidentemente subito ha un grosso problema, prima di tutto di comunicazione ed espressione. Con i lavori più intimi come la pittura, la scultura, che comunque si svolgono principalmente in studio e hanno un pubblico solo alle mostre, alle esposizioni, questa cosa magari è meno percepita, ma in realtà anche per il pittore l'assenza di pubblico è un ostacolo molto grosso per rapporto alla completezza dell'opera. Ma se non abbiamo il pubblico per queste opere, se non c'è un pubblico preparato a ricevere anche queste opere, l'opera non sarà la stessa, è proprio perde una parte di se stessa, quindi il pubblico non è meno importante di chi realizza l'opera in sé, è altrettanto fondamentale. Questo pubblico che non è più tanto trasversale in pittura, cioè che è sempre meno trasversale perché è cambiata l'abitudine sociale alla pittura. Pochissima gente oggi come oggi si compra un quadro rispetto a già soltanto 40-50 anni fa. Ci siamo un po' persi, abbiamo un po' meno questo tessuto associativo e culturale dato da essere gruppi di artisti che seguono un certo concetto, o in alcune arti forse di più, ma in pittura si è un po' perduto. Ogni arte dipende dall'altra, io non vedo un pittore che possa prescindere dall'ascoltare della musica o dal sentire andare al cinema e sentire tutte queste altre cose come stimoli, stimoli proprio magari anche nella stessa direzione. Non c'è bisogno di essere neanche consanguinei come arte per riconoscere uno stesso processo mentale, no? Non so come dire. Sento tanto l'esprimersi come unirsi a un discorso, non una cosa singolare. Per cui sicuramente ci uniamo ai discorsi e viviamo proprio perché vogliamo partecipare all'esistenza in questo modo molto attivo, anche perché abbiamo paura della morte, ma forse anche ce lo dimentichiamo per momenti, vogliamo soltanto essere dentro questo flusso che proprio è la creazione in quel momento.
l'attimo colto è che fissiamo per in qualche modo con la fotografia, con la pittura, con il disegno, fissiamo un istante molto precisamente e in quell'istante ci mettiamo dentro tutti gli istanti dello stesso tipo. Esattamente l'universalizzazione, questa sintesi, estrema sintesi. Secondo me è lo stesso che fanno gli scrittori quando fanno un libro, i poeti, quando fanno una poesia. È quello di tagliare tutto quello che è in più. Cioè bisogna arrivare a comunicare, secondo me, io parlo così molto perentoriamente, ma è la mia riflessione, bisogna arrivare a comunicare l'idea che si voleva trasmettere col minimo delle parole possibili, anche in pittura, col minimo dei gesti possibili. Tanto più questa immagine diventa universale nel momento in cui l'hai fissata, tanto più sei vicino all'opera d'arte. La boss, madame, mazal yishtishfal gawri la boss, bana l-petrol u mazal zawali la boss. حومتي ما زالها تسوفري لاباس لاباس مادام ما زال يستشفى القاوري لاباس بعنا البترول ما زال زوالي لاباس باب الواتس وسط نارا خوتي ما زالها تسوفري